sembra che forse la donna fosse veramente sola e quello che cercava di fare era cercare di essere compatita in qualche modo, cercava delle attenzioni, ma in un modo completamente malato. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Allora, la storia di cui vorrei parlarvi oggi è quella di questa donna coreana di nome Go. Ragazzi, non c'è assolutamente una spiegazione logica per dare una giustificazione per quello che ha fatto questa donna. È un caso che ha letteralmente scioccato la Corea e che voglio assolutamente condividere con voi perché questa storia ancora mi mette i brividi. Prima di iniziare, però, vorrei ricordarvi che io pubblico nuovi video tutti i lunedì e i giovedì all'1 di pomeriggio e inoltre sul mio canale di Giappone pubblico nuovi video il sabato verso le 11 di mattina. Vi consiglio di iscrivervi anche a quel canale se vi interessa un po' la cultura giapponese, soprattutto di ultimo sto trattando del folklore e di leggende antiche, molto interessante. E poi, se vi piace la mia musica, potete andare anche su tutti i digital store, Apple Music, Spotify e Amazon per potervelo ascoltare. In ogni caso, tornando al caso di oggi, oggi tratteremo del caso di questa donna di nome Go. Quando questo caso è successo nel 2014, come vi dicevo, ha scioccato la Corea. La donna, nel momento in cui è avvenuto questo caso, aveva 35 anni. Le motivazioni dietro le azioni che ha commesso sono assolutamente inspiegabili e volevo condividervi adesso una serie di immagini prese dal suo vecchio Instagram. Come potete vedere, sembra una donna comunque piena di vita, che viveva comunque una vita anche piuttosto lussuosa, andava in ristoranti di lusso, poteva permettersi di giocare a golf, guidava anche un'auto costosa e sembra proprio che vivesse una vita piena, libera e che si stesse divertendo, cioè faceva anche per esempio la danza del ventre, eccetera, eccetera. Ma una cosa piuttosto strana è che benché questa donna avesse comunque un Instagram feed piuttosto interessante e una vita piuttosto interessante a giudicare da questo feed, non aveva nessuna interazione, nessuno la seguiva, non aveva amici e sembrava che nessuno le mettesse mi piace o le lasciasse un qualsiasi tipo di commento. Molte persone hanno ritenuto che la donna cercasse in qualche modo di attirare l'attenzione con questi post o che magari lo facesse per se stessa. Tuttavia, una domanda che molti si sono fatti è come poteva questa donna avere questo stile di vita se non aveva nessun lavoro e tecnicamente lei aveva un lavoro, faceva la prostituta e inoltre riceveva anche cospicue somme di denaro da alcuni uomini che frequentava e questo era il modo in cui lei riusciva a diciamo permettersi tutti questi lussi. E sembra che questa donna infatti parlasse con moltissimi uomini e che inviava messaggi come questi: mi tratterai bene? Mi rispetterai, farai tutto quello che una donna ti dice, vero? E questa era la tipologia di messaggi che la ragazza mandava a tutti questi uomini e se riceveva una risposta piuttosto aggressiva da loro, praticamente li bloccava. Se invece acconsentivano alle sue richieste, decideva di incontrarli. Questa era proprio la tipologia di uomini che la ragazza cercava di sedurre, diciamo. Sembrava proprio da questi messaggi che la ragazza voleva essere amata, rispettata o in qualche modo accettata. Tra questi, la donna incontrò anche un uomo di nome Joe. Era un cinquantenne sposato con figli. In una delle chat, la ragazza le inviò: dobbiamo essere una coppia, diciamo, carina, con tanti interessi comuni, eccetera. E l'uomo le ha solamente risposto: va bene. Questo Joe un giorno mentì alla propria famiglia dicendo che aveva un colloquio di lavoro, mentre in realtà era andato a incontrare questa donna. Il 26 maggio del 2014, Joe e Go si incontrarono e quali si può vedere prendere l'auto assieme e guidare appunto nelle vicinanze di un love hotel. Alle 6:30, appunto da questi footage della telecamera di sorveglianza, possiamo vedere l'uomo uscire dalla vettura. Questa tipologia di hotel è una tipologia di hotel in cui voi praticamente parcheggiate l'auto e il parcheggio è associato a una stanza, quindi quando voi prendete il ticket per mettere, diciamo, l'auto in questo parcheggio avrete anche l'accesso alla stanza.
Questo è un modo per garantire la privacy di chi magari va a usare un motel e non vuole essere scoperto, magari non lo so, specie se ci sono tradimenti in corso, come in questo caso. Questi hotel sono particolarmente utilizzati. Anche in Giappone ci sono questi hotel in cui praticamente c'è una specie di vending machine in cui voi inserite i soldi e vi esce direttamente la chiave. E anche lo staff praticamente voi non lo incontrerete in faccia, ma vedrete soltanto le mani. Tra l'altro c'è anche un motel in cui addirittura a servirvi è un robot dalle sembianze di un dinosauro, particolarità del Giappone. E durante quella notte si possono vedere anche degli altri video in cui l'uomo era uscito, era andato in un convenience store per comprare dell'alcol e poi si era diretto nuovamente nella stanza. Sfortunatamente questi saranno gli ultimi video e gli ultimi momenti in cui l'uomo era ancora in vita. Verso le 11 infatti del giorno seguente si può vedere il 27 maggio Miss Go uscire dalla stanza d'hotel e prendere l'auto. Un particolare interessante è che la vedete lasciare comunque questo motel indossando delle scarpe, sembrano un po' da ginnastica o comunque delle scarpe che magari quelle che vi danno l'hotel, e quando la vedete tornare con dei tacchi. Successivamente la si può vedere nuovamente tornare nell'hotel e poi uscire di nuovo, e quando è uscita ha preso una grossa borsa dalla vettura e poi si è ridiretta nuovamente in stanza. La si vede praticamente trasportare questa borsa nel 28 maggio due volte e sembrava portare qualcosa di estremamente pesante al suo interno. In quella notte infatti ha mutilato l'uomo e a parti separate ha portato il corpo mutilato nella vettura. Quello che si crede è che la donna abbia ucciso l'uomo con un coltello nella notte tra il 28 e la mattina del 29 maggio. Il coltello era stato usato sulla sua gola e nella zona vicino allo stomaco. Come potete vedere, questo coltello era praticamente avvolto in del nastro adesivo, e degli esperti dicono che chi sa diciamo uccidere qualcuno o commettere un omicidio utilizza questa tecnica per evitare che il coltello scivoli dalla mano. Quindi la donna sapeva esattamente quello che stava facendo in quel momento quando ha ucciso questo uomo. Una domanda che altre persone si sono fatte è: ma com'è possibile che una donna, comunque anche piuttosto magra, sia riuscita a uccidere un uomo comunque molto più grosso di lei? E dall'indagine le ipotesi che sono emerse è che probabilmente la donna lo ha diciamo ucciso magari in un momento in cui l'uomo era indifeso, magari stava dormendo, eccetera eccetera. E soprattutto l'uomo in quel momento non aveva comunque nessuna arma con sé, quindi era in una posizione di svantaggio rispetto a lei, anche perché lei aveva premeditato di compiere queste azioni mentre lui non se lo aspettava minimamente. Immaginatevi andare con una bella ragazza in un hotel e poi svegliarvi magari nel cuore della notte con questa che ha un coltello in mano e sta cercando di uccidervi. Cioè, anche il fatto che siete presi sotto shock penso che renda difficile il potersi difendere. La cosa che mi ha molto spaventato è anche il fatto che la donna sia rimasta due giorni in quell'hotel prima di disfarsi del corpo, quindi probabilmente la donna ha aspettato che un po' il sangue uscisse dal corpo e quindi si asciugasse in qualche modo per poterlo portare nella vettura. In questo modo era più facile anche da muovere e non c'era il pericolo magari di fuoriuscite di sangue che sarebbero state molto sospette. E sembra che durante questi giorni la donna sia uscita e abbia utilizzato la carta dell'uomo per fare dello shopping. È andata a comprarsi del make-up, dei gioielli per un totale di $3,000 e inoltre ha anche comprato una borsa, quella che poi avrebbe usato per disfarsi del corpo. L'ultimo giorno che è rimasta nell'hotel è anche uscita per comprarsi una sega, che è stata quella che poi ha utilizzato per mutilare l'uomo e poterlo trasportare fino alla vettura in queste sacche. I proprietari del negozio hanno descritto la donna con un look simile a quello di Cleopatra, e probabilmente quello che l'uomo intendeva è che aveva comunque dei lunghi capelli neri e un make-up piuttosto accentuato. Questa è la foto che sono riuscito a reperire in internet, in cui si può vagamente intuire le fattezze di questa donna. Successivamente è tornata nella sua abitazione, sempre con le borse contenenti il cadavere di quest'uomo, e sembra che in questi due giorni abbia cercato dei modi per potersi disfare del corpo di questo uomo. E sembra che praticamente la donna abbia premeditato di uccidere questo uomo prima ancora di andare nell'hotel, dal momento che le ricerche nel suo computer segnalavano il fatto che si fosse procurata tutti i mezzi necessari per poter poi in seguito disfarsi del corpo. Ha disposto il corpo in due location separate, una in una strada piuttosto abbandonata vicino a un cantiere
mentre l'altra borsa in una fattoria, comunque più in campagna, in una location molto distante l'una dall'altra. Questi due luoghi erano a 45 km di distanza l'uno dall'altro. In quel momento la donna poi, dopo che si è disfatta di questo corpo, ha ricominciato a cercare nuove prede online. E infatti alcuni giorni dopo già aveva appuntamento per poter incontrare un altro uomo. Fortunatamente questo uomo non ha mai avuto il piacere di conoscere questa donna, perché è stata catturata grazie al DNA che è stato ritrovato sulla scena del delitto. L'uomo è stato veramente fortunato, perché la polizia aveva il sospetto che questa donna sarebbe stata in grado di uccidere molte altre persone se non fosse stata fermata in tempo. Tra l'altro, quando le è stato chiesto cosa avesse fatto e se potesse mostrare come si era mossa comunque sull'atto del delitto, che cosa avesse compiuto, ha detto che non si ricordava nulla. E successivamente, qua c'è stata proprio la parte che ha praticamente scioccato tutti in Corea, mentre la stavano interrogando su che cosa fosse accaduto, la donna ha detto che era perseguitata da questo Joe e che aveva provato a violentarla e anche attaccarla, e questo è il motivo per cui Go è stata costretta ad ucciderlo. Il problema è che mentre stava parlando di questi avvenimenti la donna ha iniziato a ridere. Immaginatevi iniziare a ridere durante un'interrogazione in cui siete accusati di un omicidio. Perché stai ridendo? Cioè, perché? E quello che ha detto è praticamente è veramente spaventoso. Potete immaginare la situazione? Cioè, io mi immagino i poliziotti che stavano assistendo a questa scena. Gli esperti hanno detto che probabilmente si tratta di un sintomo del fatto che la donna non sapesse associare le sue sensazioni con la giusta tempistica. Mi ha ricordato un po', non solo a me ma anche a Grace TV, il comportamento che aveva Joker in Batman. Successivamente, tra l'altro, la donna ha anche detto che il motivo per cui si è comportata in questo modo è perché c'erano delle voci all'interno della sua testa che le dicevano di comportarsi in questo modo. È incredibile come la donna sia riuscita a portare avanti questo lifestyle per così tanto tempo. Era stracolma di debiti, non aveva nemmeno pagato l'affitto per diversi mesi, era veramente in una situazione difficile. Inoltre la donna, per esempio, non pagava nemmeno l'elettricità, eccetera eccetera, e tra l'altro accendeva il condizionatore al massimo e lasciava le finestre aperte, che è veramente uno spreco, perché non so se in Italia è così, però in Giappone e anche in Corea l'elettricità non è che costi poco. E inoltre la sua casa, sono state ritrovate una serie di borse griffate estremamente costose, che insomma, una ragazza che non ha i soldi per potersi pagare l'affitto, com'è possibile che possa comprarsi questa tipologia di borse? Inoltre non aveva nemmeno i soldi per poter insomma continuare a guidare la vettura che stava guidando, e tra l'altro nella sua casa sono stati trovati anche una serie di acquisti che ha fatto che non aveva nemmeno aperto. Nel momento precedente a questo incidente la ragazza stava per essere praticamente privata di tutte queste cose, sapete, sarà stato un collector che sarebbe venuto a prendersi quello che non era più in grado di pagare, un po' come il film Confessioni di una shopaholic, non so se l'avete visto. C'era questa ragazza dalla green scarf che era perseguitata da il collector che cercava in tutti i modi di riprendersi i soldi. Quella è una comedy, però questo è praticamente quello che succede nella real life. Probabilmente la donna avrebbe potuto, per esempio, invece di ucciderlo, magari provare a minacciare l'uomo dicendo che se non l'avesse dato magari dei soldi avrebbe detto a sua moglie e ai suoi figli che lui la stava tradendo. Tuttavia la polizia non ritiene che questo sia il vero motivo per cui lei abbia attaccato questo uomo, dal momento che questo uomo non era nemmeno particolarmente ricco. Facendo ulteriori ricerche nel passato di questa donna, la polizia fu in grado di scoprire che questa Miss Go aveva nel suo passato una relazione durata 4 anni con un uomo di nome Kang, e sembra che in questa relazione questo uomo si prendesse veramente cura di questa ragazza. Quindi, oltre a essere il suo fidanzato, era anche una specie di conte in banca, cioè di uomo che praticamente la soddisfava in qualsiasi suo capriccio. Qualsiasi cosa lei voleva comprare, lui la comprava per lei. Però quando la loro relazione è finita, la ragazza è tipo impazzita. Quando la donna si è ritrovata nella posizione di non poter più contattare questo uomo, ha deciso di prendersi vendetta cercando di riversare la sua rabbia su altri uomini. E tra l'altro, per esempio, la ragazza, quando parla di Joe, l'uomo che aveva ucciso, lo definisce sempre un cattivo uomo, quando è una persona che ha incontrato solamente poche ore prima per la prima volta. Quindi è come se la donna stesse cercando di fare una connessione tra questo uomo che aveva appena incontrato e il suo ex. Inoltre questo potrebbe anche essere una sorta di tentativo di cercare di ricevere attenzione,
uccidendo questo uomo, magari sarebbe stata contattata nuovamente dal suo ex. La polizia ha inoltre indagato sul suo cellulare e si è resa conto che la ragazza non aveva nessun amico con cui poteva parlare, cioè la sua rubrica era completamente spoglia se non per queste prede che incontrava saltuariamente. Sembra che forse la donna fosse veramente sola e quello che cercava di fare era cercare di essere compatita in qualche modo, cercava delle attenzioni, ma in un modo completamente malato. Persone che la conoscevano l'hanno descritta come una donna comunque estremamente strana, cioè a volte era molto provocante, altre volte era più, diciamo, riflessiva. Aveva un comportamento veramente strano e atipico. Dei professionisti che l'hanno esaminata le hanno diagnosticato il disordine della personalità histrionic. È una tipologia di disordine mentale che colpisce il modo con cui una persona pensa, percepisce le cose e si relaziona con gli altri. Una persona con questa patologia cerca delle attenzioni, parla in modo drammatico delle proprie opinioni, spesso viene influenzata da fattori esterni e le sue emozioni cambiano costantemente e pensa che le relazioni che stringe con gli altri siano molto più strette di quelle che realmente sono. Tra l'altro, un fatto ricorrente che avviene per le persone che soffrono di questo disturbo è che spesso si sentono come a disagio se non ricevono le attenzioni che vogliono ricevere. E molto probabilmente questo ha giocato un ruolo fondamentale nel modo in cui la ragazza percepiva determinate relazioni che ha avuto in passato, come quella col suo ex, o le relazioni che magari sta instaurando con questi nuovi uomini. La cosa spaventosa è che comunque la polizia ritiene che non ci sia nessun vero motivo che abbia spinto questa donna a comportarsi in questo modo. Non c'è praticamente nessun collegamento per il fatto che la donna abbia ucciso proprio questo uomo, era solamente un uomo a caso che si è ritrovato nel momento sbagliato con la persona sbagliata. Durante il processo la donna ha cercato di mostrarsi come se non fosse in grado di intendere e di volere, probabilmente per ricevere una pena meno grave di quella che le sarebbe aspettato, tuttavia la sentenza parlava chiaro, la donna sapeva esattamente quello che stava facendo in quel momento, quindi non ha ricevuto nessuno sconto di pena. Anche per il modo in cui si è comportata quando è stata interrogata dalla polizia e sembrava assolutamente in grado di compiere delle decisioni. Gli esperti quindi hanno detto che lei non rientrava nelle persone quindi non in grado di intendere di volere, benché dicessero che la donna soffrisse di un tipo di disordine della personalità piuttosto unico che probabilmente è stato la causa che l'ha portata a compiere questo assassinio. La donna è stata condannata quindi a 30 anni di carcere e tra l'altro, considerando che la donna è entrata in carcere quando aveva 35 anni, uscirà di galera quando ne avrà 65 e capite che è ancora piuttosto giovane e potrebbe compiere ancora questi atti spregevoli, quindi speriamo che anche quando venga rilasciata sia in qualche modo comunque un pochino seguita per essere sicuri che non torni a rimacchiarsi di questi crimini così atroci. La domanda che mi chiedo è: com'è possibile che, benché fosse in grado di sedurre tutti questi uomini, non avesse nessun amico? E ragazzi, non lo so, sto cercando di mettere insieme comunque i vari pezzetti di questo puzzle, ma non riesco veramente a capire che cosa possa essere successo e che cosa stesse pensando questa donna quando si è comportata in questo modo. Sono curiosissimo di sentire la vostra opinione, fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi qui sotto nei commenti. Non dimenticatevi di lasciare un mi piace se vi è piaciuto questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!広い海も越え君までそいばい